Valeria Vedovatti e Jody Cecchetto si sono lasciati. Che la mia relazione con Jody è terminata. Rametta è andata su Rai 2. Bene! Sono anche un'attrice, ballerina, cantante. E c'è stato un dissing con un'altra imitatrice. Come fai a imitarmi se poi non metti l'accento argentino, tesoro? Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. Valeria Vedovatti e Jody Cecchetto si sono lasciati. Rametta è andata su Rai 2 e c'è stato un dissing con un'altra imitatrice. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sei proprio tu che stai guardando questo video. Cos'è che ti devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Nuovo TG Talk ragazzi, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Lo avete letto dal titolo, oggi ci occuperemo di due temi molto molto importanti. Due notizie super shock, una delle quali l'ho appena scoperta, perché siamo di fronte alla fine della relazione tra due TikToker, tra due ragazzi che si sono amati follemente, una coppia che veramente ci è entrata nel cuore. Quando dico nel cuore lo dico veramente, perché insomma erano un pezzo del mio cuore e poi ne parleremo. Purtroppo però la loro relazione è finita. Mi avete chiesto in tantissimi di parlarne ed oggi parleremo anche di questo. E poi ci occuperemo di un dissing senza precedenti, uno scambio di battute, mettiamola così, su Instagram, avvenuto tra due imitatrici, perché parleremo anche di imitazioni. La queen delle imitazioni, Rametta, è andata su Rai 2 in un programma, ha imitato Belen e beh, insomma, non sono di certo mancate le critiche e le polemiche. Eh no. TikTok Italia in questi ultimi giorni e anni ha sfornato decine. Che dico decine? Centinaia, ma che dico centinaia? Migliaia di TikToker che si sono specializzati nelle imitazioni di personaggi noti, di personaggi famosi. Vi sarà capitato almeno una volta di vedere nei per te di TikTok delle persone, persone delle quali parleremo anche oggi. Queen assoluta delle imitazioni su TikTok, lei conta quasi 600.000 followers, 600.000 persone la seguono ogni giorno e parliamo di Alessandra, ma tutti quanti noi la conosciamo con il suo cognome, e cioè Rametta. È una delle imitatrici di TikTok più seguite in assoluto. Lei nel suo, diciamo, album di personaggi, beh, insomma, ha imitato molto bene tante persone. Giulia De Lellis, Chiara Ferragni, credo Francesca Cipriani in quest'ultimo periodo, Soleil, veramente tante tante persone, forse anche Valentina di Temptation Island. Ragazzi, lo sapete, no? Sono una roba fenice, ho sconfitto i draghi a quattro teste, cioè che vi devo dire? Sì tesoro, sai, ho fatto il classico, mi spiace, non deve essere un motivo, no, di rosicamento. Fatto sta comunque che Rametta, super seguita, super amata, voi vi chiederete, se magari non la conoscete, ma come imita le persone? No problem ragazzi, ho fatto per voi una sorta di mini riassunto di chi è Alessandra Rametta e di qual è il suo talento da imitatrice, quindi insomma beccatevi sti spicci, guardate. Hi guys, me and Fede siamo super contenti di tutti i messages che ci state mandando. È stata davvero una wonderful night and avevo chiesto a Fede di portarmi con il jet privato a Los Angeles perché volevo che Baby Boo nascesse lì come Leo, ma non è stato possible. And so mi hanno portato in una clinica per comuni mortali qui a Milano.
Buongiorno da Giulie, da una Giulie struccata con i suoi sfoghi, con fiori, in questi giorni più che mai poi perché stando qui in campagna su quest'isola sperduta, voi sapete che non sono abituata, quindi i capelli sempre in disordine, ho anche un po' la voce strana perché in realtà in questi giorni mi sono raffreddata, mi è salita la febbre, ma non vi preoccupate perché sto bene, sto benissimo ragazze. Comunque, ieri puntata pazzesca, ma poi non ve la dovete assolutamente perdere. E inoltre, una sorpresina, cioè che non vi aspetterete mai, mi è venuto a trovare Lo, mi ha raggiunto, anche se in realtà domani tornavo a casa in Milano che devo riprendere Tommy, quindi ci saranno un po' di girettini, quindi farò da quest'isola sperduta, tornerò a Milano, poi Milano-Venezia, poi Venezia-Roma, perché devo tornare a trovare la mia famiglia. Buongiorno. Dato che me lo state chiedendo in tantissime, vi faccio vedere qualche nuovo vestitino della mia nuova collezione. Molto bene, quindi insomma, Ramatta veramente io l'ho amata sin dall'inizio, anche con le sue imitazioni di Maria De Filippi della Celentano, veramente al bacio proprio. Ma Ramatta non solo ha conquistato noi su TikTok e oltre 600.000 persone forse, ma ha conquistato anche il cuore di qualcuno in TV, anche perché Galeotta fu che cosa secondo voi questa domenica appena trascorsa? Perché dico così? Perché la nostra Ramatta finalmente è sbarcata in TV. L'hanno voluta in un famosissimo, beh, insomma, famosissimo non lo so, però insomma è appena iniziato, famosissimo programma di Rai 2. Un programma, ragazzi, che se non l'avete visto io ve lo consiglio assolutamente perché è molto leggero, molto divertente. Credo vada in onda su Rai 2 alle 11 di mattina di domenica. E ovviamente si chiama Citofonare. Rai 2 è condotto da Paola Perego e Simona Ventura, che sinceramente, cioè, io amo follemente, in particolar modo Simona Ventura perché è troppo troppo simpatica. Comunque, a parte questo, andiamo più nel dettaglio a vedere cosa è successo. Ravetta è stata invitata in questa puntata, ma in realtà lei parteciperà, penso, a tutte le puntate di Citofonare Rai 2, con tante tante imitazioni. Prima in assoluta è la sua esperienza televisiva e prima, primissima sua imitazione lì su Rai 2 è stata proprio lei. Oh mio Dio, guarda, è una cosa davvero incredibile, Belén Rodríguez. Sì, ragazzi, è proprio lei. Stiamo parlando esattamente di lei, che cosa è successo, cosa ha detto, cosa ha fatto. Lo scopriamo subito insieme, guarda. Oh mio Dio, guardate. Non sto salto per Roma, così partiamo male. Io non sono solamente una showgirl, io sono anche un'attrice, ballerina, cantante. Come abbiamo visto, Ramatta era molto emozionata. La sua prima esperienza televisiva, secondo me, è andata anche abbastanza bene. Certo, era agitata, era forse in ansia, era emozionata, ma ragazzi, ci sta. Super giovane, buttata lì su Rai 2 in diretta, lei che invece è abituata, insomma, a fare i suoi video a casa, a sistemarli, a montarli, a tagliarli, a fare questo di qui, di là, di su, di giù, vedersi in diretta con sta parrucca facendo Belen, capite bene che non penso comunque sia stato semplice, ma secondo me farà sicuramente di meglio, anche perché in questo preciso istante dobbiamo iniziare a parlare anche di polemiche, di critiche che ha ricevuto Ramatta. A tante persone questa imitazione di Belén Rodríguez non è per niente piaciuta. Infatti ho letto tanti commenti negativi, credo forse anche sotto un post di web.it. Aspettate che adesso andiamo a vedere insieme perché gli amici del web, di web, ragazzi, cioè proprio sempre sul pezzo, e avevano scritto lo stesso giorno, mi pare, esatto, eccolo qua. Ramatta sbarca in TV e diventa Belén, l'imitatrice. Nata su TikTok, debutta nel programma Citofonare Rai 2 nei panni della Rodriguez. Promossa? E di fronte a questa domanda, alcune persone, insomma, non sono state molto carine perché le hanno scritto, ad esempio, penso che non ci assomigli per niente. Intanto assomigli e non assomiglia. Comunque, ok. E lei, mi sembra proprio Ramatta in prima persona, ha scritto questo: la parrucca che mi hanno dato non c'entrava molto. E un'altra persona le dice: no, no, ma nemmeno la voce e le espressioni, insomma, non la sai fare. Tante altre persone poi, insomma, le hanno scritto: non mi è piaciuta. Tante, tante cose, no? Non assomiglia alla voce, non ci assomiglia, non ci assomigliavi tu. Poverina, le hanno dato anche una parrucca che, insomma, effettivamente non è che fosse poi così tanto bella e che avesse senso con Belen. Però, a parte questo, lei invece scrive un commento dicendo: ero
ero emozionatissima e non so se si sentiva che mi tremava un po' la voce. Piano piano migliorerò e credo che questa sia la cosa più importante perché alla fine ragazzi, prima esperienza televisiva, prima volta in diretta su insomma una rete anche abbastanza importante perché Rai 2 è il secondo canale, quindi insomma direi che è una responsabilità anche importante. Migliorerà anche perché dal mio punto di vista Belen non era il personaggio più, come dire, di punta, mettiamola così, di Rametta. Rametta sa fare benissimo tanti altri personaggi. Giulia De Lellis, identica. Chiara Ferragni anche fa abbastanza ridere. E quindi secondo me, non so, la scelta di Belen forse è stata per introdurre il personaggio di Rametta con questa imitazione, che sì, non è una delle sue migliori, però comunque serviva anche per presentarla al pubblico di Rai 2, che magari anche insomma popolato non soltanto da persone giovani, ciofani come noi, ma anche persone un pochino più anziane che sanno benissimo chi è Belen e hanno visto questa imitazione. Più avanti però secondo me ne vedremo delle belle, ne vedremo delle altre di imitazioni che sicuramente saranno decisamente meglio, anche perché personaggi, altri personaggi che imita Rametta sono veramente al bel show. Detto questo comunque andiamo avanti e dopo la diretta su Rai 2 Rametta torna sui social e lo fa pubblicando alcune stories nelle quali racconta quelle che sono state le emozioni che ha vissuto lì su Rai 2 e diciamo che inizia a rendersi conto che forse la sua imitazione a qualcuno non è più di tanto piaciuta e questo è quello che ha detto. Guardate. Ci tenevo a ringraziare tutti quanti, che siete stati veramente carinissimi, avete taggato in tantissime storie e io sono veramente ancora stra-emozionatissima, infatti mi tremo un pochino la voce. Ci tenevo veramente a ringraziare tutti quanti e mi trema un po' la voce ma perché sono stra-emozionata e ringrazio di cuore tutte le persone che mi sono state vicino, che mi hanno fatto l'in bocca al lupo ieri nei giorni precedenti e ovviamente era la mia prima volta in TV, quindi dicevo, un po' di emozione ci stava, perché comunque è la prima volta che sono in TV e ovviamente spero che andrò migliorando e ogni domenica piano piano troverete sempre personaggi nuovi, cioè nel senso nuovi per loro, però voi sapete quali sono e nulla. Comunque vabbè, c'è da dire che la parrucca l'avrei preferita un po' diversa, l'avrei preferita liscia e un po' più castana. Ci sta ragazzi, l'emozione, il fatto di poter sbagliare, di avere l'ansia di sbagliare, ti porta magari a non dare il 100% di quello che in realtà vorresti dare. Però vi dicevo, dal mio punto di vista Belen non è il suo personaggio migliore, però ci sta, era forse quello più famoso e più vicino al pubblico in generale da far conoscere su Rai 2. Detto questo comunque andiamo avanti e andiamo avanti parlando di questo benedetto, tanto amato dissing. Anche perché sempre in questi ultimi giorni gli amici di Weibo hanno pubblicato un bellissimo post che credo poi, viste le vicissitudini di Instagram che ha smesso di funzionare, poi i post non si vedevano più, insomma sono successe anche lì un sacco di cose e dovrei farci un video anche su queste cose perché abbiamo vissuto momenti di panico, raga, cioè la disperation più totale, aiuto, ma concentriamoci su quello che invece è successo, perché gli amici di Weibo hanno pubblicato questo post che poi hanno cancellato perché non funzionava niente, in cui dicevano che c'era stato questo scontro social tra Rametta e un'altra ragazza, Cristina. Anche lei fa le imitazioni su TikTok, su Instagram, molto seguita, molto apprezzata, una ragazza veramente che, oh mio Dio, è uguale a Helen Rodriguez, guarda. Cristina Cicolari infatti ha preso la palla al balzo e ha deciso di pubblicare una sorta di reaction a quella che è stata l'imitazione di Rametta fatta a Belen Rodriguez lì su Rai 2 e diciamo che dal suo punto di vista si poteva fare di meglio, soprattutto per quanto riguarda sto benedetto accento argentino, ragazzi, perché effettivamente come ha parlato Rametta sembrava più un accento russo da Svidania, non lo so. Fatto sta comunque che Cristina ha fatto questa reaction abbastanza particolare. Guardate. Yeah. Paoletta tesoro, eccomi. Che bello. Ma che bello. Non ho scusato però, così partiamo male. Santiago.
Non urlare, tesoro, che adesso la mamma adesso è qua, un attimino che sta cercando di capire se la ragazza, questa ragazza americana, sta cercando di imitarla in maniera corretta. Fai il bravo, per cortesia. Eccomi, scusami se ti ho interrotto, però sai com'è. Io non sono solamente una showgirl, io sono anche un'attrice. Un'attrice. Ballerina. Una ballerina. Una cantante. Una cantante. Scrittrice. Scrittrice. Autrice di libri. Anche mamma, moglie, tante cose. Cercasi accento argentino andato perso, tesoro, perché credo che tutto lo sia perso un attimino per strada, eh. Come fai a imitarmi se poi non metti l'accento argentino, tesoro? Le basi. Vai a raccoglierlo, guarda. Lo dico per te. Di fronte a queste immagini, di fronte a questa reaction della sua imitazione, beh, ovviamente in tempo zero è arrivata la controrisposta da parte di Rametta. Rametta che è stata addirittura messa in alto, fissata in alto con questo commento che ha lasciato, perché scrive: "Wow, che forte che sei! Screditare gli altri per cercare di emergere." Oh. E qui arriva la risposta di Cristina, che scrive: "Ciao Alessandra, ho semplicemente commentato una tua apparizione in TV. Se vai in TV devi saper accettare sia i complimenti che le critiche che ti vengono fatte. Tutto qui. Se agli occhi degli altri ti ho screditato, forse è perché non sei stata così fantastica in questa imitazione. Poi nelle altre sei fortissima. Dalla mia bocca, a differenza di tante altre persone, non sono usciti insulti. Buona giornata." Aiuto, ragazzi. Questo è stato un mini dissing in realtà, perché poi non sono successe altre cose, almeno che io sappia. Poi, se voi ne sapete qualcosa in più, fatemelo sapere. Ma questa è, insomma, la sorta di dissing che è successo tra appunto Rametta e Cristina. Io penso che Cristina, in maniera molto ironica e sempre facendo un'imitazione, abbia voluto dire: sai, magari Belen non è il tuo personaggio più forte che sai imitare. E ci sta, ragazzi, perché ha un ventaglio talmente ampio Rametta di imitazioni, che effettivamente farle tutte benissimo al 100% non è semplice. E vi ripeto, sfido chiunque a fare il top del top, il meglio del meglio, quando sei in diretta TV per la prima volta. Cioè, ci sta che lei sia andata un po' in panico, e ci sta anche che Belen non sia il personaggio che le viene meglio. Punto e basta. Da qui non credo che ci sia stata la voglia di screditarla da parte di Cristina. Non penso proprio, sinceramente, anche perché in maniera veramente ironica Cristina ha commentato il tutto. Detto questo, spero però di vedere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Rametta più decisa sul Rai 2, perché secondo me, vi dicevo, ne vedremo delle belle. Adesso però cambiamo completamente argomento. Lo avete letto dal titolo: Valeria Vedovatti e Jody Cecchetto si sono lasciati? Punto di domanda. Beh, questo punto di domanda, ragazzi, mi spiace per tutti quanti voi, per tutti i fan di questa coppia, ma dobbiamo cancellarlo, perché sì, Valeria Vedovatti e Jody Cecchetto si sono lasciati. Credo sia passato un anno e mezzo, forse, o comunque più di un anno sicuramente, perché sembrava ieri che noi festeggiassimo questo splendido anno, no? Passato insieme. Mi ricordo che abbiamo parlato sia del loro, insomma, della nascita del loro amore, o comunque di quando lo hanno raccontato sui social, e poi dell'anno che hanno passato insieme. Sono stati, credo, a Parigi, sono stati in una, anzi no, erano andati in questo bellissimo posto, insomma, qua in Lombardia, un posto fantastico dove c'è solo una camera per due persone. Ci hanno fatto un po' sognare, e leggere e soprattutto vedere quello che adesso vi racconterò mi è veramente dispiaciuto, ragazzi, perché Valeria Vedovatti e Jody erano molto carini insieme, una coppia che mi è sempre piaciuta. Sarà anche perché c'era questa differenza di età che io un po' come loro provo nella mia relazione, perché anch'io ho una differenza di età abbastanza importante con il mio fidanzato. Però insomma, sarà anche per questo, vi dicevo, che forse li ho sempre sentiti un pochino vicini a me. Cioè, io mi sentivo tipo Vale, no? Che è la più piccola della coppia, e quindi non so, forse mi ero rivisto in questa coppia, mettiamola così. E sapere che si sono lasciati mi è un po' dispiaciuto. Infatti sono un po' così, vi dico la verità. Non sono ovviamente contento della fine di questa relazione. Però, a parte questo, perché parliamo della fine della loro relazione? Beh, perché tanti di voi mi hanno detto: ti prego,
Parla di Vale Vedovatti e di Jody perché non sai cos'è successo, non hai idea, di qui, di là, di su, di giù. Allora, iniziamo subito così, ragazzi. Vi dirò che, insomma, non sappiamo molto e se ci saranno ulteriori informazioni ve le dirò, ma al momento sappiamo solo questo. Nelle sue stories Valeria Vedovatti pubblica un lungo messaggio in cui parla della sua relazione con Jody, della relazione che è finita e, insomma, ci informa di questa cosa perché lei scrive questo. Come sapete, mi sono sempre impegnata a portarvi spensieratezza e allegria, ma ultimamente ci sono stati giorni in cui non ce l'ho fatta. Questo perché è un periodo difficile ed è giusto che io vi renda partecipi del fatto che la mia relazione con Jody è terminata. L'avete in parte vissuta anche voi con me ed è stato tutto bellissimo, vero, puro. Ma ora vi chiedo di rispettare la situazione. Ci tengo anche a dire che per fortuna siamo due persone mature, teniamo tantissimo l'uno all'altro e ci stimiamo, come abbiamo sempre fatto. Io continuerò a condividere la mia vita con voi, perché è ciò che mi rende felice, come dico sempre, i momenti no ci sono per tutti, ma affrontarli a testa alta e con il sorriso è la cosa più importante, anche se è difficile. Anche se è un momento molto delicato, sono sicura che capirete. E dopo questo messaggio molto importante pubblicato da Vale Vedovatti, anche Jody, beh, si trova di fronte al fatto di dover raccontare, di dover spiegare quello che è successo. E nelle sue stories leggiamo questo. Tutto quello che leggete da Vale riguardo noi due è vero. Mi fa strano scrivere qualcosa al riguardo in una story, perché non lo farei naturalmente, ma tocca. Ci siamo voluti bene puramente e ce ne vogliamo. A volte capita che le strade si separino e i motivi devono restare nella nostra vita privata, come tante altre cose. Ma in quest'era social, qualcosa bisogna dire quando succedono cose del genere. Però non è un gioco, si parla di persone vere che si sono amate e hanno condiviso tra loro davvero tanto. Noi, e solo noi, sapremo davvero il valore e il significato che ha avuto questo anno e più insieme. Lo diciamo qui, solo una volta, senza ricamarci sopra una soppopera infinita. Non ci saranno frecciatine, blog su Instagram, gossip, malumori né cattiverie. Non ci sono mai appartenuti questi tipi di comportamenti. E sicuramente non inizieremo adesso. Per favore, abbiate rispetto della situazione e penso veramente che quello che ha raccontato Jody, quello che ha scritto in queste poche righe, anzi, non sono poi così tanto poche, sia quello che effettivamente dovrebbero fare più o meno tutte le coppie famose sui social quando e se si lasciano, perché spesso vediamo tante persone che non vedono l'ora in realtà di lasciarsi per mandare frecciatine, sparlare, dire questo, dire quest'altro, piangere in diretta, piangere nelle stories, litigare nelle stories. Tutto questo noi non l'abbiamo visto nelle stories di Vale e di Jody. Qua riconfermano quello che già pensavo di loro, due bravi ragazzi, due persone che, nonostante il loro lavoro sui social, nonostante siano super seguiti, non amano creare drama, no? Creare cose che alla fine sono fine a se stesse, perché se vi siete lasciati nel vostro privato, magari vi siete detti cose, sono successe cose che noi non possiamo sapere, non lo so, sto ovviamente inventando, però è il vostro privato ed è giusto che rimanga tale. A volte invece ci troviamo anche protagonisti noi qua sui social di diatribe, litigi, tra persone ex che ormai si sono lasciate che non vedono veramente l'ora, vi dicevo, di spalarsi addosso, cioè incredibile. E quindi io sono contento, ovviamente non che sia finita questa relazione perché vi dicevo, un pezzo del mio cuore si stacca, no? Quando poi scopro che persone che mi piacciono e che sono entrate un po' nel mio cuore, mi dispiace sapere che si siano lasciate. Dall'altra parte, però, sono contento per come abbiano gestito la situazione. Hanno scritto due semplici messaggi sui loro social, hanno spiegato che, insomma, si sono lasciati, ma che il bene rimane. Credo che questa sia la cosa più importante. Come dico sempre, l'amore può sì finire, i sentimenti possono svanire, possono cambiare, ma l'importante è che il rispetto rimanga e che ci sia comunque sempre un bel ricordo di quello che si è vissuto. E penso proprio che Jody e Vale questo lo sappiano molto bene perché hanno vissuto inizialmente la loro storia
lontano dai riflettori, lontano dall'occhio dei social, no? Poi vabbè, ci hanno resi partecipi fortunatamente del loro amore, noi lo abbiamo vissuto con loro e adesso viviamo anche questa rottura davvero inaspettata, ragazzi, perché a volte sapete, vediamo che ci sono, ecco, non si seguono più, ecco, non si mettono più like, insomma, ci sono, quando si parla di coppie famose sui social, degli indizi che ti fanno capire che qualcuno si è lasciato. In questo caso, vi dico sinceramente che era davvero inaspettato. Era davvero inaspettato. Vale poi ha detto che sì, era un periodo difficile in quest'ultimo periodo, ma forse è talmente brava ad essere sempre positiva sui social che sinceramente io non mi ero reso conto di nulla. E anzi, quando oggi ho scoperto che si erano lasciati e che tutto era finito, io sono rimasto, cioè non potevo crederci, anche perché nei prossimi giorni parleremo invece di un qualcosa che è successo, abbastanza particolare, dei messaggi pubblicati e poi cancellati su Instagram da un'altra coppia, e quindi pensavo che fosse uno scherzo, invece non è assolutamente uno scherzo. Jody e Vale si sono lasciati. Detto questo, adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, del dissing che c'è stato tra Rametta e Cristina Cicolari, quello che è successo insomma su Rai 2 con queste bellissime imitazioni che hanno fatto anche però abbastanza discutere, e cosa ne pensate della storia d'amore finita purtroppo tra Vale Vedovatti e Jody. Io ragazzi non ci posso credere, davvero, mi dispiace tantissimo. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.